Tutti in questa campagna elettorale chiedono discontinuità dal passato. Io invece ai miei elettori, ai miei concittadini, chiedo coerenza. La coerenza di persone che hanno capito bene qual è la strada da percorrere. Non bisogna ad ogni elezione e ogni anno cambiare una lista da una parte all'altra. Questo è sintomo di scarsa serietà. Noi abbiamo scelto la coerenza, vogliamo continuare ad essere coerenti e portare avanti il meglio. In questi anni è stato svolto un lavoro eccezionale che sta producendo i risultati finalmente visibili e tangibili a tutta la cittadinanza. Certo, ora è una fase importante, una fase da governare e sicuramente la nostra scelta ricaduta su Massimo Brandimarte potrà dare quello slancio. In questa campagna elettorale tutti parlano di discontinuità, ma in realtà nessuno è discontinuo a nessuno, perché tutti i candidati, tutti i sostenitori, tutti gli amministratori che in questi anni hanno governato insieme al sindaco Stefano e alla sua giunta, puntualmente sono stati accolti a braccia aperte da tutte le liste. In tutte le liste troverete uomini che hanno governato questa città. Noi, invece, siamo rimasti coerenti con il nostro percorso e abbiamo scelto una figura, quella di Massimo Brandimarte, il nostro candidato sindaco, una figura autorevole che già nella sua vita ha dimostrato un valore importante, con una base giuridica all'avanguardia, con valori rivolti al sociale, una persona con una cultura poliedrica. Lui sarà la persona giusta, capace di governare con autorevolezza questa città. Quindi continueremo ad essere coerenti in un percorso di legalità, ma con una persona che saprà prendere per mano la città e guidarla verso i successi che merita. L'11 giugno non farti ingannare, fai un voto con coerenza, scegli la persona giusta, non farti trasportare dalla protesta. Questa è la volta giusta per cambiare realmente e per rilanciare la città di Taranto. Vota Massimo Brandimarte, una persona autorevole, una persona preparata, una persona che ha fatto del sociale il suo spirito di vita, una persona con una cultura poliedrica. Quindi a Taranto diamo il massimo. Massimo Brandimarte.